carissimi amici di cuore e amico, oggi ho la grande soddisfazione di poter essere tra di voi per presentarvi il mio nuovo superiore maggiore, il provinciale, Fra Rodrigo Gitrinu, che è qui in fianco a me, e per riallacciare questi legami che ci uniscono da molti anni. Merci a vos chers amis de Cuero Amico. Si nous sommes passés ce matin, c'est pour vous dire toute notre reconnaissance et toute notre amitié pour le travail, pour la générosité que vous avez envers vos frères et sœurs qui sont dans le besoin en Afrique. Allora, colgo l'occasione di questo viaggio che non era previsto, ma che abbiamo ritenuto necessario. Volevo approfittarne, purtroppo, per tirare ancora la camicia una volta, in un momento particolarmente grave. Io sono quasi a 50 anni di missione, ho vissuto delle cose terribili, specialmente negli anni 70, dal 70 all'80, 83, quando la gente moriva in modo terribilmente atroce, direi, per morbillo e per meningite. Le vaccinazioni hanno fatto sì che queste malattie sono quasi debellate. Ma da un anno circa è apparsa o è riapparsa una patologia che c'era e che ci impressionava, che impressionava terribilmente i chirurghi europei che venivano giù, perché in 40 anni non ne avevano visto un solo caso. Si tratta del tifo. Lo scorso anno c'è stata una recrudescenza che ha fatto sì che alla fine dell'anno abbiamo contato 110 casi di malati, soprattutto bambini da 3 ai 14-15 anni, con perforazioni da tifo. Il tifo appare come una febbre che cresce, si stalla e poi spesso si perfora o muoiono di anemia prima o si perfora e muoiono di peritonite. L'anno scorso ne abbiamo avuto 110. Quest'anno, a fine del mese di agosto, ne avevamo già avuti 300. È una cosa impressionante. Questi bambini che arrivano, che sono degli scheletri, che non piangono neanche perché non hanno più la forza, che quando gli si visita la pancia non hanno praticamente male e dentro invece l'intestino è perforato. Per cui in questo momento quasi direi una parte dell'ospedale è paralizzata da questo, perché sono loro che prendono tutti i posti e tutto il tempo che abbiamo per operare. E sta portando quasi a scoraggiamento anche i miei medici, i collaboratori, eccetera, perché non si riesce mai a riposare. Oltre a questo sfacelo, diciamo, e dobbiamo dire che la gente, soprattutto la nostra povera gente attorno all'ospedale, c'è il problema economico. Questa gente ha già speso tutto per curarsi con le medicine indigene prima, poi andando nei dispensari, e alla fine arrivano in ospedale che non hanno più niente e hanno bisogno di tutto, e di tutto a un livello anche direi così di strumentazione, di farmaci, di alto livello. Cioè sono tutti bambini da rianimazione e circa 20-25% ci muoiono anche a noi, ma abbiamo dovuto perfino inventare delle tecniche che fanno sì che quando facciamo le suture si appoggia appena, non si tira il filo, e poi lasciamo le pance aperte perché il giorno dopo si possono perforare ancora. Cioè vuol dire che un caso di tifo provoca 3, 4, 5, 10 interventi nella speranza che poi si salvino, ma è terribile, terribile. Per cui se avete nei vostri cassetti qualcosina che resta, pensate a noi e che il Signore vi benedica. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396.